Giovani e politica al centro del confronto organizzato dalla parrocchia Gesù Risorto, gruppo Fede e Cultura del Parco Arbossella di Salerno, che ha visto protagonista il sindaco del capoluogo. De Luca e di ragazzi hanno discusso della cultura a Salerno, del futuro della città, oltre che di politiche e di opere ritenute strategiche come Piazza della Libertà e il Crescent. Immancabili le stoccate alla Regione Campania e al governatore Stefano Caldoro, nell'ottica di una pre-campagna elettorale ormai da tempo entrata nel vivo ed in vista delle primarie del Partito Democratico. De Luca ha rivendicato il lavoro svolto negli anni, invitando i ragazzi ad aiutare il comune a preservare quanto realizzato. E poi i figli, ritenuti da De Luca come la cosa più importante della vita, più della politica. I miei figli, che sono per me, poi ovviamente ogni padre, ogni persona ha i suoi equilibri di vita, per me sono l'unica cosa davvero irrinunciabile della mia vita. Io posso rinunciare a tutto, alla politica, alle istituzioni, a tutto quello che volete voi. L'unica cosa che per me è irrinunciabile, perché sarebbe un perdere la ragione di vita, sono i miei figli. E nei confronti dei miei figli mi porto addosso ovviamente un grande rimorso, perché sento di non aver dato tante cose quando erano magari bambini della tua età, ragazzi della tua età, perché ero impegnato a fare tante altre cose, soprattutto per la mia città, e quindi mi porto addosso un qualche rimorso, sia perché non gli ho dato tutto quello che dovevo dargli, anche in termini di accompagnamento e di educazione, questo magari lo ha fatto di più la madre, sia perché hanno pagato loro alcuni prezzi per il lavoro che faccio io. Però quando sono diventati più grandi abbiamo parlato molto insieme e hanno capito che se ho consumato degli anni e magari sono stato un po' lontano, l'ho fatto per pensare ai tanti figli di questa città, ai tanti ragazzi di questa città, e alla fine la mia vita l'ho spesa per una famiglia più grande, che è la famiglia di Salerno. Ed infine una risposta ironica a chi gli contestava di essere troppo autoritario. Immagino che lei sia un uomo dal carattere forte ed autoritario. Mi sono chiesto ma il nostro sindaco è così anche con i suoi figli? Innanzitutto non sono autoritario. Io so che l'immagine che do è un po' questa, un po' da carogna, ma non è vero, poi sono un bravo ragazzo, non ti preoccupare. E il problema è che quando si ha una responsabilità poi bisogna decidere, assumersi la responsabilità di decidere. E credo che anche nei confronti dei ragazzi, dei giovani, un padre, un genitore ha il dovere di dire dei sì e dei no. Chi dice sempre sì non educa i suoi figli e non gli fa del bene, non li prepara la vita, perché la vita è difficile. La vita è fatta di grandi sfide, di grandi sacrifici, di grande fatica. E quindi un genitore, un educatore deve avere il coraggio, la forza, la responsabilità di dire dei sì e dei no.